Oh,
Yeah.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
Benvenuti, Hare Krishna. Leggiamo la Bhagavad Gita così com'è. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnana Finirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza spirituale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Allora, non c'è bisogno di fare un'introduzione alla Bhagavad Gita perché mi sembra che abbiate già un po' di dimestichezza con questo testo, quindi leggiamo direttamente il verso del terzo capitolo, ne leggiamo due, sono, allora, tutto il terzo capitolo era iniziato da una domanda di Arjuna, una domanda importante, e Krishna aveva risposto in questo circa 30-35 versi a questa domanda. Adesso Arjuna pone un'altra domanda a Krishna, e questa domanda è molto importante perché è una domanda che sicuramente ci poniamo tutti. Arjuna Vacha Atakena Prayuktoyam Papam Charati Purusha Anicham Apivarshneya Balad Iva Niyogita. Ho visto che queste finestre sono chiuse, me ne sono accorto adesso. Allora, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Poi leggeremo anche la risposta. Arjuna disse: o discendente di Vrishni, che cosa spinge? Arjuna si rivolge a Krishna chiamandolo Varshneya, discendente di Vrishni. O discendente di Vrishni, che cosa spinge l'uomo a peccare anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto? Perché la domanda, il verso precedente, che è un verso importante della Bhagavad Gita, nel verso precedente Krishna dice: Shreyam Svadharma Viguna Paradharma Svanustitat Svadharma Vidanam Shreya Paradharma Bhayavaha. È meglio compiere il proprio dovere, seppure in modo imperfetto, che compiere il dovere di un altro. È meglio fallire o morire compiendo il proprio dovere piuttosto che compiere il dovere di un altro, poiché seguire la via altrui è pericoloso. Quindi Krishna sta così spingendo, sta invitando
fermezza Arjuna a compiere il suo dovere, perché Arjuna invece non aveva molto, non aveva il desiderio di compiere il suo dovere. All'inizio ce l'aveva prima della battaglia, ma quando poi è entrato in questa confusione, non sapeva più che pesce pigliare, ha chiesto a Krishna di illuminarlo. Quindi a quel punto Arjuna non voleva più combattere. E per uno kshatriya, come abbiamo detto molte volte, non voler combattere è un bel problema, soprattutto uno kshatriya del calibro di Arjuna. Quindi questa domanda, quindi Krishna esorta invece Arjuna a considerare attentamente quali sono i suoi doveri e a compiere il proprio dovere in coscienza di Krishna, cioè non identificandosi con il corpo materiale, comprendendo di essere un'anima spirituale, ma pur sempre un'anima spirituale nel mondo materiale, con un corpo materiale, e quindi bisogna comunque agire, bisogna comunque passare all'azione. E quindi che tipo di azione? E la prima domanda di Krishna è stata: che tipo di azione è meglio compiere? Quindi in tutti questi versi Krishna dice ad Arjuna: devi combattere. A questo punto Arjuna fa un'altra domanda importante, e cioè: che cosa spinge l'uomo a peccare? Anche, dice, contro il suo volere, come se vi fosse costretto. Allora, leggiamo la spiegazione di Prabhupada. L'essere vivente, parte integrante del Supremo, è spirituale nella sua essenza, è puro e libero da ogni contaminazione materiale. Per natura non è soggetto agli errori del mondo materiale, ma a contatto con la materia si abbandona senza esitazione a ogni sorta di attività peccaminose, spesso contro la sua volontà. La domanda di Arjuna sulla natura perversa degli esseri viventi è dunque particolarmente interessante. Talvolta l'uomo si trova costretto a commettere peccati senza volerlo. Questi atti colpevoli non sono provocati dall'anima suprema, ma hanno una causa ben diversa, come il Signore spiegherà nel verso seguente. Sottolinea Srila Prabhupada nel commento: noi, ognuno di noi per natura è un'anima spirituale totalmente trascendentale a questo mondo di materia, cioè questa è la nostra vera identità, ma ognuno di noi viene in questo mondo e si identifica con ciò che non è. E questa identificazione è così potente che convince tutti del fatto di essere materia. C'è questa identificazione così potente, l'energia separata di Krishna, ma è divina e quindi convince tutti. Tu sei un corpo materiale e se sei nato in Italia sei
italiano. E sono tutti convinti di essere italiani. Qual è la prova? Che nessun italiano, pochissimi, in questo momento sta parlando di quello che succederà stasera alle 21. È vero o no? È stasera, no? Se fosse andata in un altro modo e stasera alle 21 c'erano 11 italiani in campo, tutti gli italiani avrebbero pensato che c'era la partita. È vero? Perché? Perché sono tutti identificati con il corpo e tutti identificati con il corpo italiano. Anche lo spiritualista che per anni ha condiviso molto nel mondo materiale, nell'energia materiale, sente comunque, è vero o no? Che insomma se vinceva, Abiram fa una smorfia dicendo no, perché? Perché lui a 18 anni non gli è mai fregato niente dell'Italia, quindi adesso non ce l'ha per niente. Ma se uno per anni, cioè io quando giocavo all'Italia c'era solo quello, avevo tutto nella mente, il pallone da ragazzino, quindi anche se sono passati una quarantina d'anni a fasi alterne, varie situazioni, rimane comunque, è chiaro, cantando Hare Krishna, praticando il Bhakti Yoga, studiando la Bhagavad Gita, ci si libera dalle upadi, sarvupadi nirmuktam tatparatvena nirmalam rishikena rishikesh sevanam bhakti ruchate. Cos'è la bhakti? È liberarsi da tutte queste upadi, da tutte queste designazioni, essere liberi e tornare ad essere quello che siamo veramente. E cioè esseri spirituali eterni. Questa è la nostra vera identità. Ma come facevamo a saperlo se non arrivava Prabhupada a spiegarcelo? Alla meglio, alla peggio, eravamo nell'ignoranza più totale. Se qualcuno avesse studiato un po' di più, incontrava degli impersonalisti che sì, gli dicevano che tu hai un'identità spirituale, ma puoi diventare Dio. E quindi non si sa se è meglio o peggio. Ma per il 95% si brancola nel buio. E questa statistica non è che l'abbiamo fatta noi. Krishna, nella Bhagavad Gita, dice Manushanam sahasrishu kasci yatati siddhaye. Tra migliaia e migliaia di uomini è raro, kasci vuol dire raro, colui abisiddhaye. Kasci yatati, yatati vuol dire che si sforza, siddhaye, per raggiungere la perfezione spirituale. Yatatam abisiddhanam, e di questi siddha, e tra questi siddha, kasci mam vetti tattvata, è raro colui che mi conosce veramente. Quindi non dobbiamo meravigliarci se praticando il Bhakti Yoga ogni tanto ci si sente un po' soli in questo mondo materiale. Anzi, è un buon segno. Vuol dire che Krishna, vuol dire che la parola di Krishna è infallibile. Vuol dire che quello che dice Krishna è la perfezione. Corrisponde perfettamente alla realtà. Infatti ai tempi di Srila Prabhupada, quando Srila Prabhupada fondò questo movimento,
50 anni fa, erano rari gli spiritualisti, e il mantra ha portato degli sviluppi, ha portato una consapevolezza, ha portato di tutto e di più dal punto di vista spirituale, di conoscenza, di realizzazione. Ma nel frattempo la popolazione è passata da 3 miliardi a 7 miliardi, 3-4 miliardi 50 anni fa, a 7 miliardi, quindi è raddoppiata. Quindi in pratica è ancora tutto da fare, è ancora tutto per... giusto? Mi seguite? Cioè, è logico il ragionamento che sto facendo. Hare Krishna. Hare Krishna. Benvenuti. Grazie. Quindi, questo fatto avvalora la tesi che sottolinea Krishna nella Bhagavad Gita: tra migliaia di uomini è raro colui che cerca la perfezione. Quindi non dobbiamo meravigliarci se non sono in tanti a tifare per Krishna, non sono in tanti ad andare alla partita della Bhakti. Perché? Perché fa parte della natura materiale di confondere le anime spirituali e far loro credere di essere ciò che non sono. Quindi questo è il primo punto che sottolinea Srila Prabhupada nel commento. E il secondo, per natura, non è soggetto agli errori del mondo materiale. Quindi noi, per natura, essendo di natura spirituale, siamo esenti dalle imperfezioni. Ma identificandoci con la natura materiale, siamo vittima di 4 errori fondamentali. Vran, Pramad, Vipralipsha, Karanapatat. Sono avere sensi imperfetti, quindi ci identifichiamo con un corpo che ha dei sensi imperfetti. Quindi è soggetto all'illusione, è soggetto a commettere errori ed è soggetto ad ingannare gli altri di conseguenza, perché noi se prendiamo fischi per fiaschi e poi lo diciamo agli altri: guarda che sono fischi, e invece erano fiaschi, e gli altri ci credono. Io tante volte mi sono reso conto, avete mai chiesto un'informazione per strada e quello mi dice: vai alla seconda a destra, però non aveva ancora ben capito qual è la destra o la sinistra, quindi lui era convinto che dovevi girare di là, ma per lui il di là era la sinistra, e quindi ti ha detto adesso, ma ha confuso la destra e la sinistra. Quindi tu vai convinto che questa persona è del posto, ed è del posto, però quando arrivi alla seconda destra, poi vai fuori strada. E, è successo, no? Quindi quante volte abbiamo dato delle indicazioni ad altri, ma poi dopo un anno, dopo 6 mesi, dopo 6 anni, dopo 20 anni abbiamo pensato: caspita, non solo avevo frainteso io, ma ho confuso anche qualcun altro. Però se c'è la buona fede, se c'è la buona fede, Krishna lo vede nel cuore di ogni essere. Il problema è quando arriva la cattiva fede, ma di questo non ne parliamo. Quindi noi dobbiamo cercare di essere in buona fede, ma in buona fede non basta essere in buona fede, ci vuole una conoscenza perfetta, perché se siamo in buona fede secondo noi, ma trasmettiamo una conoscenza imperfetta, il messaggio che riportiamo crea dei problemi. E quando è che questa conoscenza è imperfetta?
quando è il frutto della speculazione mentale di qualcuno. Questo qualcuno può essere anche molto intelligente, molto ricco, molto attraente, può avere molti possedimenti, ma se la conoscenza viene dalla sua speculazione mentale, porta fuori strada. Se invece la conoscenza viene ed è discendente e viene da Krishna attraverso la successione disciplica, allora questa conoscenza non porta fuori strada, anzi ti illumina la giusta via. Quindi noi dobbiamo essere certi che la conoscenza che approfondiamo e la conoscenza è il mio, è il tuo. E la conoscenza che approfondiamo sia perfetta. Perfetta vuol dire priva di imperfezione. Se invece è il frutto della speculazione mentale di qualcuno, Krishna dice ad Arjuna, prajahati yadakaman sarvam parta manugata. Quando Arjuna chiede a Krishna quali sono i sintomi di chi è immerso nella trascendenza, come cammina, come parla, e Krishna gli risponde, prajahati yadakaman sarvam parta manugata. Quando un uomo si libera da ogni tipo di desiderio materiale, vedete, desideri materiali che sono il frutto dell'identificazione dell'anima spirituale con la materia. Quindi uno desidera naturalmente materia. Ma forse sì, ma forse no. Se era il mio, ma potrebbe essere qualcuno per la festa. Rispondi un po'. Perché il suo numero è il mio. Sono su internet, e quindi se qualcuno chiama, giustamente dobbiamo essere per lì. Quindi, qual è il nostro obiettivo? Come noi stasera siamo venuti tutti qui, anche chi ci sta seguendo da internet è qui con noi, anche se non è qui, perché si è posto un obiettivo, ci siamo posti un obiettivo di essere qui e quindi siamo arrivati a... Ha fatto bene a rispondere, era qua fuori che aspettava. Ci siamo posti un obiettivo, giusto? Fabiana, ti sei posto l'obiettivo di essere qui. E ci sei arrivata perché ti sei posta l'obiettivo. E l'indirizzo lo conoscevi già, quindi non hai dovuto chiedere come qualcuno. E sei arrivata in via Mongrando 23. Se invece avevi un altro obiettivo, saresti andata altrove. Quindi bisogna porsi degli obiettivi. Allora, che obiettivo ci possiamo porre? Quello di... raggiungere la conoscenza perfetta, giusto? Non è una conoscenza perfetta, perché perfetta, accontentati di una conoscenza imperfetta. Ma perché uno si deve accontentare della conoscenza imperfetta? Io l'acqua la voglio perfetta, giusto? Se Simone aveva portato dell'acqua, che era un po'... Vabbè, ma accontentati. Hare Krishna! Benvenuto, come ti chiami? Gianluca. Gianluca, sei da solo o in compagnia? Da solo, benvenuto. Arrivi, noi iniziamo alle 17, forse tu non lo sapevi l'orario, quindi accomodati. Benvenuto. Iniziamo alle 17, quindi adesso stiamo studiando la Bhagavad Gita. Non torno indietro perché altrimenti perdiamo il filo, quindi cerca di collegarti tu, non sarà facile, ma tra qualche minuto magari ci riesci.
Quindi dobbiamo porci un obiettivo di raggiungere la conoscenza perfetta. E perché accontentarsi di una conoscenza imperfetta? Sarebbe come, stavo facendo l'esempio, accontentarsi di un'acqua che non è pura. Beh, vabbè, è esagerato. Ma come esagerato? Voglio sapere se dentro ci ha bevuto qualcuno che aveva una malattia e i bacilli sono dentro quell'acqua e io mi becco una malattia. Quindi la bottiglia preferisco che sia chiusa. Vabbè, è esagerato. E in India, siccome ho bevuto, e me la ricordo ancora quell'acqua che ho bevuto, e dentro c'era qualcosa di strano, e l'ho vista anche, me l'hanno offerta, solo che avevo una sete tremenda, e mi sono beccato l'epatite. Ah, quelle alimentari. Però, se io avessi rinunciato a quell'acqua lì, probabilmente non me l'avrei beccato. Vabbè, faceva parte del mio karma. Però, perché accontentarsi di una conoscenza imperfetta che viene dalla speculazione mentale di qualcuno che magari è molto convinto e quindi riesce a convincere, perché come quello là che ha detto la seconda a destra, lui era convinto perché è del paese, giusto? Sta lì da 50 anni e lo sa che è la seconda a destra. L'unico problema è che ha scambiato la destra per sinistra. Quindi lui, in buona fede, ti ha detto la seconda destra, ma ti ha mandato fuori strada. Quindi non basta essere convinti. Perché anche uno convinto diventa convincente. Anzi, è più rischioso. È più rischioso perché uno che non è convinto, uno ti dice, guarda, non so esattamente dov'è, chiedi a un altro, tu al prossimo chiedi, quello ti dice la seconda a destra, ma non aveva scambiato, cioè, vabbè, ci siamo capiti. Allora dobbiamo desiderare di attingere a una fonte perfetta. E la Bhagavad Gita è una fonte perfetta. È la fonte perfetta per eccellenza. Perché è Krishna stesso che parla. Conferma. Va bene? Quindi, attenzione dove andiamo a prendere le informazioni. E l'altro punto, che è appunto, poi concludiamo questa parte della domanda di Arjuna, è siccome a contatto con la materia desidera materia, si abbandona senza esitazione a ogni sorta di attività peccaminosa, perché non sa la differenza tra un'azione e l'altra, non ha la conoscenza perfetta, quindi va un po' a intuito. Viaggia d'istinto, ma il proprio intuito, il proprio istinto sono imperfetti. E quindi uno comincia a darsi la zappa sui piedi. La zappa è utile, è uno strumento importante se vuoi arare il terreno, se vuoi dissodare il terreno. Ma se invece di darlo sul terreno te la dai sui piedi, diventa un bel problema. Diventa uno strumento dannoso. Non è che la zappa sia dannosa, è che tu non l'hai saputo utilizzare nel modo giusto. Quindi la forma di vita umana, che è la forma più preziosa per raggiungere la perfezione della conoscenza, se non viene utilizzata nel modo appropriato, rischia di incatenarti azione dopo azione alla legge del karma, che è perfetta. E quindi a ogni azione c'è una reazione e alla fine uno si ritrova a soffrire. A soffrire delle conseguenze delle sue azioni. E quindi quei desideri
che sembrava l'avrebbero portato chissà dove e chissà con quanta felicità, alla fine si rende conto che sono stati gli stessi desideri, quei desideri lì l'hanno portato alla completa sofferenza. Perché? Perché a guidarci c'era Manogata, la speculazione mentale. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio con il nostro istinto e il nostro intuito, ma non basta, ci vuole la luce della conoscenza. E quindi la domanda di Arjuna è: che cosa spinge l'uomo a peccare come se vi fosse costretto? Questi atti colpevoli non sono provocati dall'anima suprema. Avete mai sentito quelli che dicono: ecco, ma se Dio esiste, ha sbagliato tutto, è colpa di Dio. E allora, siccome è colpa di Dio, allora o se la prendono con Dio, oppure perdono la fede in Dio. E quindi Dio non esiste. Io esisto, e quello che penso io è giusto. Il falso ego non ha confini. Ma se c'è un Dio, ha sbagliato qualcosa. Ma se Dio è perfetto e onnipotente, come fa a aver sbagliato? No, è la legge del karma che è perfetta. Adesso c'è, oggigiorno lo vediamo, basta aprire i giornali, e adesso si fa molto più presto ad aprire i giornali, perché una volta dovevi andarlo a comprare il giornale, adesso ce l'hai sempre nel telefono. E se noi guardiamo le pagine dei giornali, sono piene di paura. Vabbè, i motivi, poi dopo ci giocano anche i pubblicitari su questo, perché la maggior parte delle persone ha un corpo di paura molto, molto sviluppato, e quindi sanno che le persone cercano la paura per nutrire questo corpo di paura. C'è un filosofo che ha scritto dei libri molto importanti a questo riguardo, che dà delle informazioni su questo. Questo corpo di paura. Ma perché c'è così tanta paura nel mondo? Ce n'era anche una volta, ma adesso di più. Un po' perché è aumentata la velocità delle comunicazioni. Quindi una volta dovevi aspettare il telegiornale delle 8. Magari erano le 8 della mattina e le notizie erano quelle del giorno prima, forse anche di 2 giorni prima, ora che andavano in stampa. E alle 8 c'era il telegiornale. Adesso ogni 8 secondi c'è un telegiornale. Se calcoli tutte le reti, tutti i siti, tutto quello che è costantemente, l'informazione è velocissima. Quindi in parte è perché è aumentata la velocità della comunicazione. Hare Krishna. Ma in parte è perché è aumentato il fardello karmico. Quindi da 3-4 miliardi siamo diventati 7, e tutti questi miliardi di abitanti del pianeta non attingono da una conoscenza perfetta, e quindi si stanno intrappolando alla legge del karma. E ogni azione c'è una reazione. Quindi stanno massacrando miliardi di animali, e la cosa sembra la cosa più normale che esista, stanno giusto per mangiare, per il gusto di mangiare, ma noi qua la maggior parte penso che siamo tutti vegetariani, mangiamo tutti i giorni, Simone sta bene, guarda come è in salute, eppure non mangia carne, giusto? Vuol dire che si sta bene, io da 36 anni che sono vegetariano, la birra non l'avevo mai mangiata, è nato vegetariano e sta bene.
Quindi vuol dire che si può star bene con una dieta ahimsa, senza violenza. Ma siccome non c'è una conoscenza a riguardo, una conoscenza perfetta, ma tutti viaggiano sulla speculazione mentale e sui desideri materiali, allora poi le azioni si contaminano e uno pensa, ma è naturale mangiare questo animale? Addirittura ci sono degli spiritualisti che dicono che gli animali non hanno l'anima e sono al servizio dell'uomo e quindi si possono mangiare. È scritto anche nella Bibbia. Boh, non l'avevo letto, non so. Comunque, ma quindi si usa la speculazione mentale per soddisfare i propri desideri. E questo ci incatena alle leggi del karma. E quindi immaginate, se voi prendete tutti i mattatoi di tutto il pianeta, immaginate quanti animali in questo momento stanno per essere massacrati. E poi l'altra attività peccaminosa è gli intossicanti. Pensate in questo momento quanti miliardi di bottiglie di intossicanti vengono aperte. Quindi questa cosa crea un'intossicazione nelle persone e uno non sa bene cosa fare. E poi tutto il sesso illecito, quindi per rincorrere un po' di piacere uno le cerca tutte e questo gli contamina la mente, contamina le relazioni. Adesso non voglio entrare in dettagli. E l'altra attività peccaminosa è il gioco d'azzardo. L'altro ieri eravamo a Susa, siamo andati a distribuire i libri di Prabhupada e c'era un signore su una panchina che stava grattando. Cioè, quella è una truffa colossale. Tutti sanno che un tot sono falsi. Cioè, è come se ci fossero in commercio i due terzi, i tre quarti delle banconote fossero false. Quindi ogni volta che tu dai una banconota o la ricevi, devi stare lì in paranoia perché sono tutte mezze false, no? Sarebbe un disastro. Ma quelli sono tutti, per i tre quarti, sono tutti biglietti falsi. E uno fa così, ha perso. Però in quel momento sono arrivato e gli ho detto, Hare Krishna, come va? È andata male. Gli ho detto, non ti preoccupare, prendi il libro. E il libro l'ha preso, ed era vero, non era falso. E quando l'ho salutato, era contento, l'ho salutato, ho pensato, guarda che truffa, va avanti e c'è il timbro dello Stato. Quindi è come nella carne, c'è l'autorizzazione della ASL. Tutto questo crea un karma collettivo così pesante. Quindi le cose che leggiamo sui giornali sono in parte il frutto di questo karma collettivo che deve essere scontato. Quindi questa paura che c'è è la paura di tutte le anime che stanno viaggiando nella paura per ignoranza che si somma e in modo esponenziale crea un campo di paura a livello planetario. E quindi oggi sono quelli che sono stati trucidati a Dhaka, ieri erano quelli che sono saltati per aria di là, domani ci sarà qualcun altro. Quindi in parte è questo ammasso di paura. L'altra parte è le azioni delle vite precedenti di certe persone, che magari sono sfuggite alla legge del karma in vite precedenti, ma in questa vita si ritrovano a dover subire degli atti
compiuti in vite precedenti. Quindi c'era un mistico, uno yogi, c'era, adesso vi racconto questa storia di questa donna con, sulla carrozzina che aveva dei problemi, grossi problemi, e dietro c'era chi l'accompagnava. E questo mistico dà e fa, ma perché Dio permette tutto questo? Allora questo mistico ha dato la visione a chi ha fatto la domanda e gli ha fatto vedere che nella vita precedente quello lì che l'accompagna con la carrozzina torturava, no, al contrario, quello che era sulla carrozzina faceva il torturatore e in questa vita ha dovuto prendersi quel karma e l'altro ha dovuto accompagnare, si è creato un karma, capite? Quindi bisogna avere una visione lungimirante anche a ritroso e quindi niente succede a caso. Se qualcuno subisce una violenza, se qualcuno, con questo non dobbiamo adesso dire ah vabbè il tuo karma, no, certamente bisogna seguire la legge e farsi proteggere dalle persone di legge, tutto quello che volete, certo, ma non dimenticare che niente succede a caso. Quindi, in parte è il karma delle vite precedenti di certe persone, e dall'altra parte, e soprattutto, è l'ammasso di paura che c'è a livello planetario. È un karma collettivo. Un karma collettivo. Ma mi stavo chiedendo se questo ventilatore per il mio karma di non so quando non mi tocca, cioè di solito fa alza, no, se alzi cosa gira un po', no, questo è quello rotto, questo non va, è qui quello, vabbè, vai, intanto lo sono, va bene, no, adesso va, ok. Posso fare una domanda? Dopo. Allora siamo arrivati alla prima domanda di Arjuna, alla domanda di Arjuna che dice che cosa spinge l'uomo a peccare? E questa è una domanda importante che ci facciamo tutti, perché quanti di noi si sono ritrovati nei guai, piccoli o grandi, e poi guardando indietro uno ha pensato, mannaggia, se avessi fatto in un altro modo. Quindi che cosa spinge l'uomo a peccare? Allora, adesso leggiamo la risposta di Krishna. Ascoltiamo la risposta di Krishna, che, verso 37, il terzo capitolo, che dice Shri Bhagavan Uvacha, quindi Bhagavan Uvacha, Dio, la persona suprema, disse. Qui traduce il Signore Beato. Bhagavan vuol dire colui che possiede a pieno le sei perfezioni, e se, tra queste perfezioni c'è anche la Gyana, la quinta è Gyana, e la sesta è Vairagya, quinta è la conoscenza, sesta è il distacco, perché quando uno capisce come funziona questa natura materiale automaticamente se ne distacca. Perché se ne distacca? Perché capisce l'illusione, capisce il tranello, e quindi sai che gioco c'è dietro e i gratta e vinci non lo compri più, e l'intossicante non lo compri più, e quel cadavere ben confezionato non lo compri più, capite? Perché sai, hai capito il tranello. Rimangono tra virgolette attraenti almeno per un po' se ne facevi uso, ma col tempo, se uno coltiva il giusto distacco ed è guidato dalla vera conoscenza, perdono anche il loro fascino, anzi diventano proprio brutte queste cose, anche se sembrano attraenti. Quindi Sri Bhagavan Uvacha è Dio, la persona suprema, disse Kama Esha, Krodha Esha, Rajoguna Samudbhava, Mahashanam Mahapama Vidyenam Yavairina.
Il Signore Beato disse: è lussuria soltanto, o Arjuna, nata dal contatto con l'influenza materiale della passione, poi trasformatasi in collera. È il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato. Pensate com'è importante questo verso. Questo verso andrebbe insegnato ai bambini dalle elementari in su. E infatti nella cultura vedica i bambini andavano a 5 anni, 5-6 anni, andavano alla gurukula, vanno tuttora dove ci sono il gurukula, a imparare dal maestro spirituale sia a leggere, a scrivere, la disciplina, eccetera, ma a imparare anche la Bhagavad Gita. Certo, il maestro spirituale insegna ai bambini in accordo a quello che loro possono imparare, no? Poi man mano che crescono insegna sempre di più, ma è molto importante capire qual è la causa dei problemi di questo mondo, perché se uno non va alla causa e cerca di risolvere il problema solo con l'effetto, sì, per un po' sta bene, ma non hai eliminato la causa del problema e quindi poi si ripresenterà. Infatti c'è la medicina intelligente, è quella che va a curare la causa del problema, e invece la medicina poco intelligente va a curare l'effetto. Una volta arrivava il medico e ti ordinava il salasso. Cioè, salasso, ti metteva lì, tu non lo sai. Arrivavano con delle sanguisughe e ti mettevano delle sanguisughe attaccate che così ti toglievano il sangue. Probabilmente avevano pensato che pensavano che quel sangue lì fosse contaminato, e quindi eppure erano i dottori di quel tempo. Vabbè, non credo facessero solo i salassi, però. Adesso se vai all'ospedale non è che vai al pronto soccorso e fategli un salasso. Come minimo cambi ospedale. Ma c'è un certo tipo di medicina che ancora cura l'effetto e non va a capire la causa. E c'è la causa fisica, ma dietro alla causa fisica c'è la causa sottile. Quindi la medicina ancora più intelligente va a lavorare sull'aspetto psicologico della persona e cerca di curare perché è arrivato ad ammalarsi. Vuol dire che ha un problema a livello emozionale e quindi lavorano sulle emozioni. Però è una medicina molto intelligente, non bisogna avere delle capacità molto più sviluppate rispetto all'altro. Ma in questo momento sul pianeta ci sono medici che curano in un modo e medici che curano in un altro. Perché ho detto questo? È la causa... Dobbiamo capire la causa di tutti i problemi del mondo. E Krishna, in un solo verso della Bhagavad Gita, ci spiega qual è la causa. E dice: Kama Esha, Kroda Esha, Rajoguna, Rajoguna Samudbhava. Non è Rajo con la aperta di quello R, è Rajoguna, che invece è l'influenza della passione. Mahashana Mahapapma Vidhihenam Yavairina, che vuol dire è il devastatore del mondo e la sorgente del peccato. Vidhi vuol dire sappi, enam questo, chi ha in questo mondo materiale, Vairinam, il più grande nemico. Quindi noi dobbiamo capire chi sono i nemici. E il nemico numero uno è la lussuria. Certo, poi in accordo a dove siamo posizionati e
qual è il nostro livello di evoluzione spirituale, dobbiamo avvicinare un maestro spirituale che ci dà delle indicazioni. Perché? Perché torno all'esempio di prima. Se uno ha un problema, per esempio, emozionale con il padre, molto grosso, se arriva il medico, ma non è molto, non ha studiato molto, è alle prime armi, capisce che ha un problema col padre, ma se glielo dice troppo in fretta, questo ho avuto un'esperienza personale, io ve lo posso testimoniare, manda in tilt la persona e non vorrà più sentir parlare di un certo tipo di medicina, perché il trauma col padre era così grosso, no? Invece bisognava essere più comprensivi, magari dirglielo alla seconda, alla terza, alla quarta seduta, e darla a piccole dosi, a dosi omeopatiche, l'informazione. Altrimenti uno corre il rischio di non voler più sentir parlare. Perché? Perché il trauma è una ferita aperta. Capite? Invece per qualcuno, a livello emozionale, il problema è inferiore. E quindi glielo si può dire subito, si può passare subito all'azione e alla terapia. Invece con altri bisogna stare più attenti. Allora, il maestro spirituale è il medico spirituale, che è in grado di capire questa persona è così avvolta dalla lussuria, che se tu gli dici subito che il problema è la lussuria, quello non vuol più sentir parlare della Bhagavad Gita per il resto dei suoi giorni, Quindi bisogna stare a noi dare l'informazione nel migliore dei modi. Insomma, uno deve fare del suo meglio, poi se ha fatto del suo meglio, Krishna poi vede e provvede. Quindi, in accordo alla nostra evoluzione spirituale, noi dobbiamo avvicinare un maestro spirituale, e il maestro spirituale è in grado di dire a qualcuno come agire in modo molto soft, molto graduale, molta attenzione. Perché? Perché è... Adesso però, se lo giravi, che facevo un po' di colpo di là, perché così mi sparano più dritto. Tanto un po' viene da là. Va bene. Quindi, va individuato il problema, ma poi bisogna studiare il modo per risolverlo. E il modo per risolvere questo problema per ognuno di noi in questa sala, per chi ci sta ascoltando via internet, è diverso. Perché ognuno è più o meno dentro il problema della lussuria. E quindi bisogna ascoltare attentamente, avvicinare il maestro spirituale e chiedere consigli. Cosa devo fare nello stato in cui mi trovo? È il compito del maestro spirituale questo. Allora, leggiamo la spiegazione di Prabhupada, che è molto importante. Poi, dopo che abbiamo letto la spiegazione, se qualcuno ha delle domande... Spiegazione. Quando l'essere vivente entra in contatto con la creazione materiale, il suo eterno amore per Krishna, pensate, questa informazione è un'informazione che vale, è una delle informazioni più importanti che ci sono nella Bhagavad Gita, che ne porta proprio Prabhupada. Quando entra in contatto con la creazione materiale, il suo eterno amore per Krishna si trasforma in lussuria sotto l'influsso della passione, come il latte diventa yogurt sotto l'azione del tamarindo. Io quando lessi questa frase 2 anni fa, stavo andando
a Milano, da Bergamo, ogni mercoledì, no, ogni giovedì tenevo questi incontri sulla Bhagavad Gita, e quindi nella metropolitana, non ero in metropolitana, ero dentro la Bhagavad Gita, ero in compagnia di Krishna, è lì che ci siamo incontrati poi con Alberto, con Marta Alberto, e lessi questa informazione e mi sono illuminato. La metropolitana è diventata una metropolitana trascendentale. L'eterno amore per Krishna, dell'essere vivente, quindi noi per natura siamo esseri eterni, pieni di felicità e conoscenza, parti e particelle di Krishna, l'eterno amore che l'essere vivente ha per Krishna, sotto l'influenza, quando incontra il guna della passione in questo mondo, questo amore si trasforma in lussuria. Quindi cosa significa? Ho subito realizzato. E dopo, però prima leggiamo, continuiamo a leggere la spiegazione. Quando rimane inappagata, questa lussuria si trasforma in collera. Quindi in giro c'è un sacco di gente arrabbiata. Perché? Perché non riesce a soddisfare la lussuria, perché ne ha a tonnellate molto di più rispetto a quella che riesce a soddisfare. E questa insoddisfazione genera la collera. Quindi come si fa a liberare il mondo dalla collera, dalla rabbia che porta agli omicidi, che porta alla delinquenza, che porta a tutti i mali del mondo? Bisogna liberare le persone dalla lussuria. Non c'è un'altra soluzione. E questo è quello che è venuto a portarci preoccupati. E la collera si trasforma in illusione che ci rende prigionieri dell'esistenza materiale. La lussuria è dunque lust. La lussuria è dunque il più grande nemico dell'essere vivente, ed è solo la lussuria che mantiene l'anima pura prigioniera del mondo materiale. La collera è la manifestazione dell'ignoranza. Ecco, qui c'è la soluzione. Ma noi possiamo usare la passione, quindi invece di farci influenzare dalla passione, possiamo, vedete quanta passione in giro c'è? Quanto arrivismo, voglio di più, voglio 6 case, non mi bastano, ne voglio 12. Voglio di più. Voglio di più, voglio di più. E questo è il guna della passione. E noi possiamo utilizzare lo stesso guna della passione per elevarci fino alla virtù. Quindi voglio di più cosa? Voglio leggere di più la Bhagavad Gita. Voglio arrivare di più al tempio. E la prossima volta invece di arrivare alle 6:30, magari arrivo alle 5. Perché mi sono perso tutto quello che è successo dalle 5 alle 6 e mezza. E magari c'erano delle, oltre delle informazioni importanti, c'era una vibrazione importante. Certo, meglio tardi che mai, quindi va bene essere arrivati anche alle 6 e mezza, alle 6, quello che è. Ma la prossima volta uso il guna della passione per svegliarmi un po' prima, se stavo dormendo. O per arrivare prima, se stavo a fare qualcos'altro, perché questo è usare il guna della passione, voglio di più, ma per elevarmi spiritualmente, piuttosto che farci trascinare verso l'ignoranza. Svilupperemo così un gusto per ciò che è spirituale, il che ci proteggerà dalla degradazione della collera. Dio, la persona suprema, si moltiplica all'infinito in modo tale che la sua felicità spirituale cresce continuamente, si moltiplica nelle anime, in tutti noi, e tutti gli esseri contribuiscono a questa felicità illimitata. Tutti gli esseri hanno una certa indipendenza,
ma poiché l'hanno male utilizzata, trasformando l'attitudine devozionale in desiderio di godimento materiale, sono caduti sotto il dominio della lussuria. Il Signore ha creato il mondo materiale per dare alle anime condizionate la possibilità di soddisfare i loro desideri lascivi. Ma dopo una serie interminabile di tentativi vani e frustranti, l'uomo comincia a interrogarsi sulla sua vera natura. All'inizio del Vedanta Sutra leggiamo Atato Brahma Jigyasa. Ci si deve interrogare sulla verità assoluta. E lo Srimad Bhagavatam descrive in questi termini la verità assoluta. Jamadi yasyayatum bayat itaratas charte shwapikyat swarat. La sorgente della lussuria è dunque ancora l'assoluto. E se la lussuria viene trasformata in amore per l'essere supremo, quindi noi possiamo usare il guna della passione per fare, è un lavoro, non è un lavoro da poco. Non pensiamo che c'è una bacchetta magica, a Milano c'è una bacchetta magica nel negozio, lì lui la tiene nel cassetto, se cominciamo a Birama a toccarci con quella bacchetta magica. In un certo senso è vero che c'è la bacchetta magica del maestro spirituale, che sono le sue benedizioni, ma le benedizioni del maestro spirituale le dà solo se vede che noi ci siamo rimboccati le maniche, non che siamo andati a rovistare nei cassetti del negozio. Anzi, se ci vede che andiamo a rovistare nei cassetti invece di rimboccarci le maniche, dopo un po' ci dice: guarda che questa è un'associazione. Come ho dovuto dire a quella signora che è venuta, lei era venuta puntuale, ma era un po' di fuori, perché dal suo comportamento ho capito che era un po' di fuori. Allora le ho detto: guardi che questa è un'associazione e si può entrare solo con la tessera. Ed è vero, poi alle volte facciamo entrare la prima volta, la seconda anche senza tessera, ma di fatto qui si può entrare solo con la testa, quindi invitiamo chi non ce l'ha a farlo. Ma perché? Perché vogliamo proteggere questo luogo. E quando gliel'ho detto, sta signora, a parte che ha fatto dei versacci, delle cose stranissime, e quindi quando è andata via, stizzita, non verrò più. Beh, la mia risposta è stata meglio così, nel senso, se devi venire con questo atteggiamento, noi non abbiamo tempo da perdere per persone che vengono con un atteggiamento sbagliato. Quindi se noi andiamo dal maestro spirituale con l'atteggiamento sbagliato e andiamo a rovistare nei cassetti invece che rimboccarci le maniche pensando di fare prima, il maestro spirituale lo vede e ci lascia fare per un po'. Ma dopo un po', se esageriamo a rovistare nei cassetti, ci dice: guarda che questa è un'associazione per la coscienza di Cristo. E ci auto-eliminiamo, no? Perché ci sono delle leggi superiori che guidano il peregrinare dell'essere condizionato in questo mondo. Quindi noi dobbiamo essere sinceri nel nostro sforzo. E, come dicevo prima, rimboccarci le maniche non sarà un lavoro così, come dicevo, facile. È semplice, ma non è facile. Però più lo fai e più diventa anche facile. Ma in palio non c'è un gratta e vinci. In palio c'è la liberazione dalla causa dell'incatenamento in questo mondo materiale. E quindi una persona intelligente si chiede: beh, se faccio un sacco di sforzo per andare a lavorare tutti i giorni, se faccio un sacco di sforzo per tollerare il mio vicino di casa che è antipatico, se faccio un sacco di sforzo per quanti sforzi facciamo controvoglia perché ormai ci siamo
dentro e siamo in una certa situazione. Ma scusa, allora, perché non fare uno sforzo intelligente per meritare le benedizioni del maestro spirituale che mi illuminano e mi danno la conoscenza? E la conoscenza realizzata è la moneta per liberarci dalla lussuria. C'è un prezzo da pagare e questa è fatta di realizzazione, e tutto ciò che prima era così attraente diventa disgustoso. Perché? Perché sappiamo che è la causa del nostro incatenamento e quindi della nostra rovina e quindi del nostro cadere nuovamente nel ciclo di nascite e morti. Quindi uno dice, vabbè, sarà anche attraente, ma io, per carità, rinuncio volentieri. Allora, questo vairagya, questa rinuncia, viene dalla conoscenza, ma è il frutto di realizzazioni e delle benedizioni del maestro spirituale che ci dà quando vede la nostra sincerità nell'applicare le sue istruzioni. Questo è voler utilizzare la passione per purificarci invece di usarla per degradarci. Allora, stiamo arrivando. L'uomo comincia a interrogare. Allora, la sorgente è ancora l'assoluta. Allora, e se la lussuria viene trasformata in amore dell'essere supremo, cioè in coscienza di Krishna, questo è lo scopo della coscienza di Krishna, che consiste nel desiderare tutto per lui, questa lussuria e la collera saranno spiritualizzate. Hanuman, il grande servitore dell'avatar Ramachandra, per esempio, mostrò la sua collera bruciando la città d'oro di Ravana, questa Asura, ma così facendo diventò il più grande devoto del Signore. Anche qui, nella Bhagavad Gita, il Signore induce Arjuna a dirigere la propria collera verso i nemici per far piacere al Signore. Di conseguenza, cupidigia e collera da nemiche diventano amiche quando sono impiegate al servizio di Krishna. Riusciamo poi gradualmente a trasformare questi Hare Krishna, a trasformare questi nemici in amici. Ecco perché il Paramahansa non ha più nemici. Perché l'ha trasformato. E quindi è Abai, vuol dire libero dalla paura. Perché dentro non c'è più la paura, dentro non c'è più il nemico. E quindi qualunque nemico esterno non può penetrare. Questo è il Bhakti Yoga, diventare esseri trascendentali all'influenza della natura materiale e quindi sviluppare dei desideri spirituali. Quindi uno non è che smette di desiderare, desidera, ma in modo spirituale, non smette di agire, agisce, ma in modo spirituale, non smette di leggere libri, ma legge solo i libri giusti, dove la conoscenza è perfetta. Poi per un momento deve leggere un po' di tutto, adesso Abhiram, ora facciamo i complimenti a Abhiram che ha finalmente finito con questo esame, la maturità, ha dovuto leggere un sacco di libri che
Haribo. Però comunque sono stati utili perché ti danno delle informazioni importanti, ma avrebbe speso sicuramente lo stesso tempo nel leggere i libri di Rupa Goswami, di Jiva Goswami, eccetera, e la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam. Ma se per tempo, luogo e circostanze dobbiamo fare anche delle cose nel mondo, va bene, ma le si fanno con una coscienza spirituale. E così ecco il modo per trasformare kama, la lussuria, in prema, amore per Dio. E quando questo accade, questo mondo materiale non interessa più. Interessa, ma solo perché c'è tanto servizio da fare per Krishna, perché Krishna vuole che tante anime, abbiamo letto prima, che il Krishna si espande in un numero infinito di anime per accrescere il suo piacere. Quindi Krishna è molto felice se noi riusciamo ad attrarre delle anime che erano totalmente dimentiche della loro identità spirituale e le facciamo ricordare di chi sono veramente. È molto felice Krishna. E quindi questo significa soddisfare Krishna. Prima pensare a noi e quindi liberarci da questo labirinto di illusione. E poi gradualmente, man mano che ci liberiamo noi, aiutare gli altri a fare altrettanto. È un'esigenza che viene di pari passo con la nostra evoluzione spirituale. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Gita ki jai. A proposito di Bhagavad Gita, di libri, vi invitiamo a prendere dei libri. Portatevi a casa dei libri. Questo è un modo anche per fare servizio devozionale. Vi prendete un libro in più rispetto a quelli che avete, o tre libri in più. Un libro in più in casa, nella libreria. Se avete già i segreti dei Veda, prendetevi la Bhagavad Gita. Se avete già la Bhagavad Gita, prendetevi il primo canto dello Srimad Bhagavatam. Prendetevi dei libri da portare a casa. Così fate servizio di devozione. E quei 5-10 euro che erano lì e che li impegnate al servizio di Krishna. E la conoscenza, e poi siccome quei soldi li avete spesi per la Bhagavad Gita, poi uno dice adesso mo ti leggo, visto che dovevo andare a fare qualcos'altro con quei 10 euro. Adesso, vabbè, invece di andare al cinema, mi apro la Bhagavad Gita e si apre un teleschermo super che ci porta nel mondo spirituale. E quindi uno impegna le sue azioni al servizio di Krishna. Pensate al grande beneficio che c'è nel portare a casa un libro di Srila Prabhupada. Pensate, un solo verso, due versi, abbiamo letto, e due spiegazioni ci hanno dato una visione un po' diversa rispetto a quello che pensavamo prima della vita. Due versi. Quanti versi ha tradotto Prabhupada, quanti commenti ha scritto. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Se c'è qualche domanda... Posso? Dimmi. Volevo fare questa domanda. Tempo fa mi è capitato di leggere di... Breve perché sono esattamente qua. Sì, un bel libro di Giordano Bruno. Però, infatti ci stavo pensando, ho detto, ma è possibile che nel Medioevo, o al massimo nel 1500, qui in Italia, ci fosse già qualcosa tipo Bhagavatam, se era possibile? La domanda è questa? Sì, perché Giordano Bruno è stato poi condannato nel 1600. Ma lui diceva, ma che cosa ha letto? Che diceva, Giordano Bruno diceva,
ci sono infiniti mondi, anche gli animali hanno un'anima. Dicevo, ma può darsi che già nel 1500 c'era qualcosa di simile? Sì. Diceva così. C'era già qualcosa di simile all'epoca. La risposta, vuoi sentire la risposta? Sì, c'era qualcosa. La risposta è sì. Ho detto, fate cosa ha letto Giordano Bruno. Adesso cosa abbia letto Giordano Bruno, non lo so. Ma la conoscenza dello Srimad Bhagavatam e della Bhagavad Gita circolava a quei tempi, ma anche prima. Infatti, se leggete Umberto Eco, Il nome della rosa, lì i monaci, pensate, ci sono due modi attraverso i quali la conoscenza si diffonde. Il primo è per... attraverso gli insegnamenti, quindi la conoscenza arriva, quel monaco è stato nell'eremo perché il suo amico l'aveva invitato, poi è andato in un altro eremo ancora, alla fine si è ritrovato in India, come è stato anche Cristo, è stato in India da 13 a 30 anni, non si sa dove sia stato, non è che non si sa, molti non lo sanno, ma altri sanno che invece è stato in India dove ha preso tutti i poteri dello yoga e ha acquisito tutta questa conoscenza e questa realizzazione potente. Infatti diceva sempre, non vi dico tutto perché non capireste, perché già quel poco che ha detto l'hanno fatto fuori in poco tempo. E quindi questa conoscenza viene trasmessa da sempre. E quindi in parte veniva portata. Però a quel tempo, se ti trovavano con un libro che non era dell'onda riconosciuto da quella che veniva chiamata la Santa Inquisizione, e hanno messo anche questo aggettivo santa, quelli della Santa Inquisizione ti prendevano, ti attaccavano a un palo, come è successo anche a Giordano Bruno. E quindi erano tutti lì, so chi va là, dice mamma mia. Qui, se c'ho un libro in casa, non è come adesso che vi dico prendete i libri, e uno dice quasi quasi lo prendo, anzi lo prendo stasera un libro in più, ma se sapevate che avendo quel libro lì in casa rischiavate di essere bruciati vivi, non lo so quanti di voi l'avrebbero preso comunque. E a quei tempi era così, quindi c'era molta paura, ma comunque la conoscenza circolava. Un altro modo per trasmettere la conoscenza è per empatia, cioè quando hanno fatto degli esperimenti nella storia delle famose scimmie, in un'isola c'erano un tot di scimmie e nell'altra isola, quando hanno influenzato le scimmie di quell'isola a fare tutte lo stesso gesto per un po', dopo un tot di tempo le scimmie dell'altra isola hanno cominciato a fare lo stesso gesto, no? E quindi hanno scoperto, adesso non mi ricordo come si chiami tecnicamente questa cosa. Telepatia, È un misto di telepatia e qualcos'altro. Quello che in un libro famoso viene chiamato la massa critica. Quando si raggiunge la massa critica, la conoscenza si diffonde. Non si capisce perché, ma non si capisce se uno non conosce queste leggi sottili. Se le conosce invece sa che fa parte della massa critica, perché un tot di persone hanno iniziato, hanno messo in pratica gli insegnamenti. Perché Prabhupada ha faticato tanto per mettere insieme un po' di devoti e poi a un certo punto un tempio qua, un tempio là, un tempio di su, e poi i Beatles, e poi perché? Perché si è raggiunta una massa critica di persone che hanno iniziato a cantare Hare Krishna. E all'inizio sembra molto difficile, ma poi quando si supera questa fase, invece diventa più facile. Anzi, è esponenziale. Quindi anche per noi, nella nostra realizzazione spirituale, interiormente, dobbiamo superare questa massa critica. E questa massa critica si chiama Anartha Nivritti.
viene spiegata da Rupa Goswami, Adoshraddha Tata Sadhusanga Ata Bhajana Kriya Ata Anarthani Vrittisyat, è il quarto gradino. Anarthani Vritti vuol dire che dal cuore escono tutte gli anartha, le cose indesiderate, se ne vanno, non ci sono più. Uno perché va a rubare? Perché ha il desiderio di quei soldi, ma se non avesse quel desiderio non andrebbe a rubare. Perché si fa di intossicanti? Perché pensa che fumando quell'erba sarà felice, ma quando quel desiderio non c'è più, solo l'idea, pensa, ho speso soldi, ho perso un sacco di tempo nella mia vita e quando ero felice non potevo leggere la Bhagavad Gita. E che razza di felicità è? È una felicità influenzata dall'ignoranza, e lo spiega sempre Krishna nella Bhagavad Gita. Quindi uno si libera dai desideri, non ha più quel tipo di desideri, quello si chiama Anartha Nivritti. Allora, per arrivare a quello stadio di Anartha Nivritti ci vuole un po' di tempo, non dobbiamo pensare così in un minuto, però il tempo dipende dall'intensità con la quale noi pratichiamo il Bhakti Yoga. Per qualcuno l'Anartha Nivritti può durare 37 anni e ritrovarsi dopo 37 anni con gli stessi desideri in testa e cominciare a pensare, beh, se dopo 37 anni ancora ho gli stessi desideri, vuol dire che questo sistema non funziona. E magari uno non lo dice apertamente, perché se no farebbe brutta figura, ma lo pensa, lo sente, e quindi non ha molta fede nel metodo. Oppure per qualcuno ci vuole 37 minuti, perché ha ascoltato così attentamente, ha avuto delle realizzazioni così elevate, che prende la decisione di seguire la strada del Bhakti Yoga. E quella decisione, com'è che diceva, datemi un uomo... Una leva. Sì. No, datemi un uomo che sa prendere una decisione e farò di lui una persona di successo. Queste sono le frasi che insegnano in certi incontri, che però il concetto è valido. Datemi un uomo che sa prendere una decisione e farò di lui una persona di successo. Perché se uno non è deciso in quello che fa, nemmeno non si muove niente. E questa decisione però nella Bhakti Yoga, quando arriva? Quando si supera, quando c'è una purificazione potente del cuore. E quindi, come dicevo prima, c'è chi arriva a questa decisione in 37 anni nemmeno, e c'è chi in 37 minuti può arrivare ad avere una grande decisione. Poi però bisogna vedere se per i successivi 37 anni avrà la costanza di mettere in pratica, no? O 37 giorni, o 37 mesi, o quello che sarà, perché nessuno di noi sa esattamente quanto durerà in questo mondo. Quindi tutto dipende da noi, per quanto riguarda il nostro avanzamento spirituale, per quanto riguarda la nostra evoluzione, per quanto riguarda la nostra purificazione. Non possiamo pensare che dipende sempre da Tizio, da Caio, colpa sua. Se il movimento per la coscienza di Krishna fosse meglio di com'è, allora sì. Se i libri fossero migliori, se i devoti di Torino fossero migliori, allora sì, ma questi devoti qui valgono niente. Quando qualcuno si sente dire così, c'è qualcuno che intende. E sono quelli che sono. Abbiamo visto domenica scorsa il filmato di Prabhupada nel negozietto. Era quella la situazione. Ma certi devoti sono stati intelligenti e hanno fatto di quella situazione lo scopo della loro vita, e si sono illuminati e hanno diffuso la coscienza di Krishna in ogni dove.
e qualcun altro sarà venuto e sarà andato via pensando, guarda questi qua come sono conciati, so io cos'è la vita spirituale, e sicuramente sarà rimasto nel suo e nella sua illusione, convinto che abbia ragione. Quindi noi dobbiamo utilizzare al meglio quello che c'è. E contribuiamo a creare un movimento migliore, un movimento per la coscienza di Krishna migliore. E come si fa? Si prendono le maniche, anche quelle che non ci sono, e si dice, cosa posso fare per aiutarvi? Abbiamo messo un annuncio in internet, nella bacheca, non so se l'avete vista la bacheca, che c'è sul nostro sito, nella newsletter. Cercasi sedia per ufficio, perché ci mancava la sedia. E dopo 2 giorni ha telefonato un'amica, Tullia, fa, ho io la sedia per l'ufficio, bellissima. Chiedete e vi sarà dato. Quindi, se vi sentite decisi, bene. Se vi sentite indecisi, bene. Associatevi di più con chi è più deciso. Bene nel senso, vuol dire che siete consapevoli, coscienti di Krishna, anche del fatto che non siete decisi, ma lo siete in coscienza di Krishna. Però c'è il modo per aumentare questa decisione, ed è il seguire le istruzioni che dà il maestro spirituale e associarci il più possibile con i Vaishnava e dissociarci il più possibile con chi invece fa ben altro. Quindi la conoscenza a quel tempo circolava, ma era molto più lenta e molto più difficile attingere. Sono anche molte cose che ha detto Dante nella Divina Commedia, parla di reincarnazione, quindi in due modi circolava, o direttamente o indirettamente, per osmosi, perché a quei tempi nel 1200, 1100 c'era Ramanujacharya, nel 1000 c'era Ramanujacharya che ha fatto un movimento di migliaia e migliaia di Vaishnava, nel 1150, 1200 è arrivato Madhvacharya che era l'incarnazione di Vayu, e ha creato un movimento di Vaishnava che va avanti da 800 e passa anni. Se andate a Udupi, vedete quello che ha fatto Madhvacharya, dopo 800 anni funziona tutto perfettamente. E noi discendiamo, la nostra successione di Shipika discende da Madhvacharya, pensate. E questo 800 anni fa. Quindi hanno creato dei campi di energia così potente e questa conoscenza rimbalzava anche, o direttamente o indirettamente, anche più lontano qui da noi, 1200. E poi nel 1430, giù di lì, appare Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna stesso che appare nella forma di devoto. E prima di lui erano apparsi Nityananda e un sacco di Asvaita Acharya, quindi hanno preparato il campo da un punto di vista energetico, ma vi immaginate Krishna che appare nella forma di Chaitanya, ha creato un movimento rivoluzionario, e poi uno guarda nella storia e vede il Rinascimento e vede tutto quello che stava succedendo nel mondo. Perché? Perché veniva da quella spinta potente, Cristoforo Colombo deve andare in India a tutti i costi. Ma perché? Perché si era creato un movimento incredibile in India. E quindi la conoscenza gira. Adesso che l'abbiamo, adesso però che abbiamo tutta questa conoscenza, dobbiamo farne tesoro e tenercela stretta. Perché ci sono molte persone sincere che desiderano
ricevere questa conoscenza, ma ci sono anche persone che non sono sincere e che non vedono l'ora di rubarti la conoscenza, perché non sopportano l'idea che tu sì e io no. E allora cosa fanno? Si travestono e arrivano sotto sembianze devozionali. Ma avete una frase famosa, attenti a quei lupi travestiti da agnelli, no? E Bhaktivinoda Thakur diceva, attenti a quei Vaishnava che sembrano Vaishnava, ma Vaishnava non sono. Quindi Prabhupada, ecco perché non ha solo cantato Hare Krishna, ma ha scritto anche tutto quello che ha scritto e ha ispirato i suoi discepoli a scrivere ancora di più. Pensate all'ispirazione che noi prendiamo quando leggiamo la Prabhupada di Lilamrita. Mica l'ha scritta Prabhupada, l'ha scritta Sarasvarupa Das Goswami. Perché? Perché sapeva che c'erano un sacco di persone che sotto sembianze devozionali non vedevano l'ora di cambiare le carte in tavola, da annacquare il messaggio, di renderlo inutilizzabile. Perché una bottiglia d'acqua è buona, ma se mi ci metti una goccia di veleno, io non la bevo più, anche se non si vede. E così la batte. Shruti Smriti Purana di Pancharatri Vidimbina Hai Kantiki Harir Bhaktir Utpatai Aiva Kalpate. La Bhakti che non è conforme a Shruti e a Smriti, che sono tutti gli Shastra compilati dai grandi acciari, è Utpatai Aiva Kalpate, è un inutile disturbo per la società, dice Rupa Goswami. Non è che dice, beh, va bene uguale, no, proprio crea solo disturbo. Quindi dobbiamo stare attenti che il bhakti yoga che stiamo praticando sia è corretto e dobbiamo essere attenti di associarci con Vaishnava che ci danno ispirazione in modo corretto e che praticano il bhakti yoga seguendo scrupolosamente la via tracciata dagli acciari. E questo ognuno deve fare le sue scelte e il libero arbitrio è fatto apposta. Quindi noi facciamo di tutto e di più quello che possiamo, quello che stiamo facendo umilmente con le benedizioni della successione disciplica per portare il messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu e Srila Prabhupada e renderlo disponibile. Poi ognuno sarà in grado di accedervi, di penetrarvi, di approfondire, di realizzare, di conoscere in base ai propri desideri. Jai, Srila Prabhupada ki jai, qualche altra domanda? It's time? 7:30, quindi se volete, se avete un'altra domanda, altrimenti facciamo un bacio. Stasera niente cena, lo sapevate che oggi è digiuno? No, non va più. Dopo, tra pochi. A proposito di digiuno, colgo l'occasione per ricordarvi che venerdì non ci sarà la Mystic Pizza, l'abbiamo spostata al sabato perché venerdì è Ekadasi, il giorno in quale noi facciamo digiuno e quindi non venite il venerdì, ma il sabato ci sarà la Mystic Pizza. Va bene? Ci lo preoccupate chi? Già! Già! Grazie per la pazienza, l'attenzione. Sicuramente sono sinonimi di sincerità e desiderio di evolvere.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Thank you.
Jai, 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 J